Amici, buongiorno e ben ritrovati con le nostre ricette quotidiane. Oggi vi faccio una ricetta furba, ma no furba, furbissima di più. Ed è una ricetta che, devo dire la verità, ho rubato al mio papà, perché mio papà, da anni gestisce locali, quindi naturalmente, come tutti coloro che lavorano nella ristorazione, si è un pochino attenti a cercare di evitare di fare preparazioni a vuoto, perché magari un giorno il locale c'è pieno di gente, un giorno meno, eccetera, eccetera. E quindi mi ha spiegato come si preparano i ravioli senza ravioli. Potete crederci? Non lo so. Ora andremo a vedere insieme. Allora, ho qua davanti della ricotta vaccina. Ricotta vaccina, lo dico sempre per i ragusani, non di giornata, quindi ci serve una ricotta abbastanza compatta, come quella che utilizziamo appunto per qualunque tipologia di raviolo, e andiamo a condire, a lavorare la nostra ricotta. Il passaggio successivo per adesso non ve lo voglio svelare, ma state tranquilli che oggi non si impasta. Allora, come vado ad aromatizzare la mia ricotta? Metto un pochino di sale, poco perché la ricotta è già sapida, del formaggio grattugiato, io vado a mettere del parmigiano, potete anche optare per il caciocavallo, per il grana, anche per il pecorino volendo, un pochino di maggiorana, io fortunatamente ho quella là secca che ha preparato per me mia suocera, ma se avete le foglioline di quella fresca ci stanno ancora meglio, ne metto un altro poco, e poi vado a mettere un pochino di pepe nero. A questo punto devo semplicemente lavorare con la forchetta la mia ricotta per renderla bella cremosa e fine dalla grana, insomma più fine di questa. Più lavorate a lungo la ricotta, più la sua consistenza sarà fine e quindi gradevole al palato. Quindi mi raccomando, impiegate 5 minuti in più che poi non li rimpiangerete. Ecco qua, questa è la consistenza finale della mia ricotta che ho lavorato per una decina di minuti. Adesso la dobbiamo trasferire in un sac à poche. Come sempre vi consiglio di utilizzare un portaspaghetti o magari una bottiglia per inserire il vostro sac à poche, perché se siete soli sarà sicuramente più facile riempirlo. Per la ricotta io utilizzo sempre una spatola per evitare di lasciarne attaccata alla ciotola e quindi poi buttarla. Quindi riempio il mio sac à poche dove non ho messo nessun beccuccio. E adesso arriva la parte della genialata. Guardate cosa ho qui. Qui ho un semplice vassoietto riempito di farina. Sto utilizzando la semola rimacinata di grano duro. Adesso io lascerò andare le gocce di ricotta all'interno di questa farina. Quindi taglio la punta del mio sac à poche, stringo per bene e inizio a realizzare tante palline sul mio piatto. Guardate, ho creato due vassoietti pieni di chicche di ricotta, potremmo chiamarle. Allora, adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ricoprirle con un altro sottile strato di semola, quindi cospargere tutta la superficie delle nostre chicche di semola rimacinata e dopodiché dobbiamo trasferirle in frigorifero per 24 ore. Naturalmente bisogna coprirle e fra 24 ore le nostre chicche saranno pronte. Quindi il mio video proseguirà domani e vi farò vedere il risultato di quello che ho appena fatto. Sono passate 24 ore, i miei gnocchetti si sono finalmente rassodati. Ora andiamo a vedere che cosa esce fuori. Naturalmente li posso chiamare gnocchetti, li posso chiamare ravioli senza involucro, chicche di ricotta, come volete. Questa è la loro consistenza attuale. Allora, ho già iniziato a prelevare gli gnocchetti da questo vassoio, ma vi voglio far osservare il secondo vassoio e la consistenza attuale appunto dei miei gnocchetti, che praticamente stando a contatto con la semola per tutta una giornata si sono solidificati, quindi vengono fuori molto facilmente. Allora, voi potete prelevarli a uno oppure fare una maniera più veloce in questo modo, quindi prendere un colapasta, metterlo all'interno di una ciotola, riversare le vostre chicche in modo da far cadere tutta la farina in più in una volta e andare a prelevare soltanto i vostri gnocchetti. Siccome il mio interesse oggi è testare proprio gli gnocchetti, quindi più anche del condimento, perché alla fine sono come una pasta, quindi si possono condire in qualunque modo, dal classico sugo di maiale alla ragusana se veramente volete sostituirli ai ravioli, oppure anche un sugo più semplice. Io oggi per esempio ho preparato un pochino di sugo di pomodorino e lo utilizzerò semplicemente per condire le mie chicche. Ho qua già davanti dell'acqua bollente salata, quindi tuffo i miei gnocchi e li tiro fuori appena salgono in superficie. Ci vuole una cottura veramente velocissima, ancora più veloce di quella tradizionalmente che vogliono gli gnocchi, che è già abbastanza veloce. Quindi li tuffo piano piano, i miei gnocchetti stanno iniziando ad affiorare e io pian piano li prelevo esattamente appunto come fossero gnocchi di patate e li vado man mano a mettere nel mio colapasta.
Siamo finalmente giunti al momento del servizio. Come vi dicevo, ho fatto un pochino di salsa di pomodorino semplice. Inizio a metterne una base sul fondo del mio piatto e poi vado a sistemare le mie chicche di patate e poi sopra completo con il resto del sugo. Questo perché, appunto, essendo molto delicate come gli gnocchi, secondo me con questo tipo di formati è sempre meglio evitare di fare un mappazzone in padella, che poi magari ne roviniamo la forma. Quindi sistemiamo le nostre chicche e completiamo con la salsa al pomodorino rimanente. Naturalmente, dato che è una ricetta nuova, mi sembra giusto fare la prova assaggio, perché non posso consigliarvi una cosa che non sono sicura essere di buona qualità. Quindi, come al solito, mi andrò a ustionare in video, ma voi fate finta di niente. Vediamo un pochino come sono questi ravioli senza involucro. Signori, sanno veramente di ravioli. Non ci potevo credere, io pensavo che era una mezza fesseria questa qua che mi aveva detto mio papà, invece sono assolutamente deliziosi, quindi vi consiglio di provarli. Come vedete, nessun impasto, mettete tutto nella farina, un giorno in frigorifero e avete i vostri ravioli pronti senza neanche impastare. Quindi non vi fate sfuggire questa ricetta, perché è veramente deliziosa. La potete leggere nel mio blog con tutte le dosi, tutti i consigli, e che dirvi, io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Buon pranzo a tutti!